Buongiorno ragazzi, oggi continuiamo il nostro percorso da poco iniziato a proposito di Ludovico Ariosto e andremo finalmente ad incontrare l'opera, partendo soprattutto dalle fasi della composizione che sono state lunghe, possiamo dire quasi quanto la vita stessa del nostro autore. Ricordiamoci che quest'opera nasce nell'ambiente della corte ferrarese e quindi in un ambiente al quale era molto caro il genere cavalleresco. All'interno di questa corte aveva operato prima di lui Matteo Maria Boiardo, scrivendo un'opera che aveva generato uno straordinario interesse, che era l'Orlando Innamorato. Ricordiamoci un'altra cosa, per la prima volta all'interno di quest'opera erano stati fusi i cicli carolingio e bretone, quindi la materia amorosa e quella bellico-guerresca erano diventati tutt'uno. Ma come ricorderete, il poema di Boiardo non era mai stato portato a termine e si era interrotto nel momento in cui la bellissima principessa Saracena Angelica irrompe nell'accampamento dei cristiani di Carlo Magno e scatena una terribile contesa fra i paladini perché tutti si innamorano di lei. La storia si era interrotta lì ed è proprio da questo punto, proprio da questa materia, da questo passaggio, che come se si trattasse di qualcosa senza nessuna soluzione di continuità, Ludovico Ariosto riprende il percorso. Quanto ci ha messo a scrivere quest'opera? Beh, diciamo, la prima fase, quella della prima composizione, che poi è arrivata ad una prima pubblicazione, ha richiesto circa 10 anni. Infatti sappiamo per certo che già nel 1905, lui aveva messo mano all'opera, lasciando da parte un poema che voleva essere dedicato alla famiglia degli Estensi, ma per il quale, diciamo, aveva perso in un certo senso l'interesse. Quest'opera è praticamente conclusa nel 1515, quindi ci sono voluti 10 anni di gestazione per mettere mano ai 40 canti di cui è composta. L'anno successivo l'opera verrà data alle stampe e attenzione, questo dare alle stampe l'opera ha un significato veramente molto importante perché si tratta di, come dire, beh, intanto parliamo della stampa come di una, di un qualcosa, di una tecnologia che ormai aveva quasi poco meno di 100 anni, ma che ancora possiamo dire che era in piena, all'inizio della sua piena fioritura. Ebbene, il nostro autore riuscì a creare una sorta di bestseller e pensate che nell'arco di neanche 15 anni la sua opera venne ristampata ben 17 volte. Questo ci fa capire quanto fosse stato gradito il genere, quanto fosse stato amato non solo nella corte per la quale era stata creata, ma anche al di fuori. E questo è un discorso sul quale torneremo, cioè sul carattere nazionale dell'opera che è stata creata da Ariosto. Ariosto si è dimostrato subito però non pienamente soddisfatto dell'opera che aveva creato e infatti non appena data le stampe subito si rimette a rimaneggiarla. E ne esce una seconda edizione nel 1521. In realtà non ci sono tante differenze tra l'edizione del 16 e quella del 21, più che altro una revisione linguistica, ma non molto profonda, qualche piccolo taglio, qualche piccola inserzione, ma si tratta sempre di un'opera in 40 canti. Il passaggio, il salto importante invece avviene nell'edizione che verrà pubblicata ben 11 anni dopo, nel 1532, perché lì sì che avviene veramente un passaggio epocale, perché l'autore opererà una profondissima revisione di tipo linguistico
togliendo tutta quella patina un po' padaneggiante, potremmo dire, che ancora rimaneva all'interno di questa lingua, che era in fondo la lingua della corte, e diciamo strutturando in maniera sia dal punto di vista linguistico, sintattico, del periodale, la lingua secondo criteri molto ma molto classicheggianti. E adeguati ai termini di paragone, quei termini di paragone che gli erano stati indicati da una persona che lui conosceva molto bene, Bembo, termini che erano stati indicati nelle prose della Vulgarlingua. Quindi la revisione è una revisione imponente da questo punto di vista, ma è imponente anche per altri motivi, perché Ariosto vi aggiungerà ben sei canti. E questa aggiunta di altri canti, ovviamente per non alterare l'equilibrio dell'opera, che è un equilibrio perfetto, richiederà una rimodulazione di tutta l'opera affinché appunto non si creino delle discontinuità. Ricordiamoci che uno dei canoni dell'umanesimo Rinascimento è quello dell'equilibrio, è quello dell'armonia, quindi mai e poi mai un'opera di questo genere, sulla quale lui ha lavorato e limato tantissimo, avrebbe potuto essere disarmonica. Cosa cambia nell'ultima edizione, che sicuramente nella testa di Ariosto non sarebbe stata l'ultima se non fosse poi sopravvenuta la sua morte? Beh, questi cambiamenti di cui abbiamo detto, ma poi se andiamo a leggere nella sua globalità l'opera, ci rendiamo conto che la sua leggerezza si è un pochino dileguata, nel senso che l'opera ha un'aria leggermente più seria, anche se l'ironia la fa sempre tantissimo da padrona. C'è un clima leggermente più cupo perché i tempi sono cambiati e l'autore non solo avverte l'aria che tira, ma vuole spingere il lettore ascoltatore ad una riflessione sui modi di essere dell'uomo, che sono sempre gli stessi, perché quest'opera è ambientata nel IX secolo, viene diciamo pubblicata nel XVI, ma l'uomo in fondo rimane lo stesso. La follia che sta dietro spesso alle sue azioni è sempre appunto la stessa. Qual è la materia della narrazione? Beh, è una materia di tipo cavalleresco che in Italia era stata molto amata prima, durante il Medioevo, grazie ai volgarizzamenti dei cosiddetti romance, e attraverso la materia dei romanzi francesi, 300 o 400. È una materia che lui prende, diciamo, in blocco direttamente dal suo predecessore, e predecessore lo è da tutti i punti di vista, dal punto di vista cronologico e dal fatto che avesse un ruolo all'interno della corte ferrarese, quindi la prende direttamente dall'Orlando innamorato di Boiardo, che aveva già operato la grande fusione, no? La materia guerresca del ciclo carolingio, la materia amorosa del ciclo bretone, tale che aveva fatto sì che i paladini, oltre che a guerreggiare, provassero amore e si comportassero spesso anche in maniera inadeguata o stupida a causa dell'amore. Però Ariosto porterà alle estreme conseguenze questa scelta, perché il suo protagonista, Orlando, per amore arriverà a diventare pazzo, cioè perderà il senno, perderà la ragione, il che è qualcosa di, come dire, potentemente nuovo all'interno di una narrazione di questo tipo. Ludovico Ariosto è un uomo dell'umanesimo Rinascimento, quindi ha in mente il grande valore della classicità. All'interno di quest'opera ci sono migliaia di spunti che derivano dalla classicità, episodi che vengono ricostruiti, rimaneggiati, e oltre a prendere tantissimo dalla classicità greco-romana, rimane molto viva in lui la lettura dei grandi anche del Medioevo, cioè lui è un appassionato lettore, cultore di Dante, di Petrarca, di Boccaccio. Echi di questi autori li ritroviamo.
Ma non dobbiamo, diciamo, fare un errore nel ritenere che, come dire, quest'opera sia una sorta di copia o di puzzle di tante cose diverse, di tanti echi diversi messi insieme, perché molto volgarizzando potremmo immaginare che tutti questi echi fossero come tanti mattoncini dei quali in realtà Ariosto ricava una costruzione del tutto originale e del tutto inedita, nella quale lui trasmette e infonde quella che è la sua personalissima visione della vita. A chi è dedicata quest'opera? Beh, lui ce lo dice, anzi forse è meglio dirlo con le parole stesse che lui ha utilizzato. È un'opera creata per spasso e ricreazione dei signori e per le persone di animo gentile, fatta di cose piacevoli e dilettevoli di armi ed amore, e pubblicata per sollazzo e piacere d'ognuno. Da queste poche parole capiamo che si tratta di un'opera di intrattenimento puro, che però, diciamo, dietro questa idea dell'intrattenimento puro nasconde il fatto che a ogni passo l'autore ci spinge alla riflessione su ciò che l'uomo è e su ciò che l'uomo fa. Non solo. Sembra ed è nata come opera della corte per la corte, ed in effetti la corte è il suo pubblico, tanto reale quanto ideale. Ma in realtà la corte a cui fa riferimento Ariosto non è neanche solo più quella corte ferrarese da cui tutto trae spunto, ma è una corte ideale italiana che è composta da tutte le persone di animo gentile, di alto livello culturale, di gusti raffinati. Quindi sono uomini e donne sulla cui estrazione sociale non si sta a sindacare, ma che sono profondi cultori e conoscitori del bello, dell'arte, delle lettere, quelli che possono apprezzare ciò che lui ci racconta e anche, come dire, ciò che in trama si intravede anche a proposito dei richiami al passato. Il pubblico a cui si rivolge sembra un pubblico vivo, perché lui ha dei modi proprio di porsi come se stesse parlando ad un pubblico presente, ma questo fa parte di uno schema tradizionale del genere, e anche questo gli permette di dialogare quasi con questo suo pubblico ideale reale, di porre problemi, di indicare soluzioni, di lanciare delle idee che poi, diciamo, rimangono in sospeso anche nella nostra mente. Ma una cosa è molto importante capire, che con lui abbiamo fatto il salto, cioè con Ludovico Ariosto con quest'opera abbiamo fatto il salto, e il pubblico a cui quest'opera è indirizzata è il pubblico nazionale italiano. Esiste una sorta di Repubblica delle Lettere che non ha con i confini delle signorie e dei principati, ma comprende dentro di sé un pubblico italiano, scrittori italiani, un pubblico italiano nella mente di Ariosto c'è, ed è un passo dal quale non si tornerà indietro nella letteratura italiana. Molto più difficile è cercare di raccontare di che cosa parli quest'opera, perché c'è una tale multiformità di intrecci e di fili che sapientemente l'autore è riuscito a mettere insieme, che raccontando un episodio dietro l'altro si rischia di perdersi completamente. Allora, cerchiamo di partire da un presupposto. Ci sono tre filoni narrativi e questo occorre ricordarlo. Il primo filone narrativo è quello che è legato alla guerra, no? La guerra tra i cristiani e i paladini di Carlo Magno e quelli che vengono chiamati mori, saraceni, infedeli, pagani, diciamo, ci siamo capiti. E questo è un filone molto importante, che è il filone che deriva dall'area carolingia. Poi c'è il filone invece che deriva dall'area bretone, che è quello dell'amore. E il nucleo fondante di questo filone dell'amore è l'amore senza frontiere, ma anche senza senso, di Orlando per la pagana Angelica e la continua, inesausta ricerca di questa donna per ogni dove,
tanto continua che alla fine lui troverà le tracce di lei, del tradimento di lei, del disinteresse completo che lei ha nei suoi confronti, e tale che perderà il senno. Senno che solo verso, quasi verso la fine dell'opera, gli sarà recuperato da un paladino di nome Astolfo che su un cavallo fatato chiamato Ippogrifo volerà sulla luna e tornerà a riportarlo sulla terra per farglielo annusare, per farlo riprendere. Il terzo filone invece ha strettamente a che vedere con l'ambiente in cui lui ha scritto e lavorato. Il terzo filone è il cosiddetto motivo encomiastico. Familiarizziamo con questo termine. L'encomio è un modo attraverso il quale io esalto e ringrazio qualcuno, faccio l'encomio di qualcuno. Chi doveva ringraziare il nostro autore? Doveva ringraziare la famiglia d'Este, che era sua protettrice, che lo ospitava e lo permetteva di vivere all'interno della corte. Quindi il motivo encomiastico che riguarda la famiglia d'Este viene sviluppato attraverso gli amori dei due mitici progenitori della famiglia d'Este, il pagano Ruggero e la cristiana Bradamante. Perché, anche se lui è pagano, verso la fine dell'opera si battezza e quindi rende possibile questa unione. Poi vedremo che attraverso un escamotage l'autore ci racconterà chi sono i personaggi principali, che saranno gli anelli attraverso cui proseguirà tutta la progenie della famiglia d'Este. Cosa racconta dunque la storia? La storia ci racconta soprattutto di una specie di ininterrotta ricerca. Ecco la parola che noi dobbiamo ricordare tantissimo a proposito dell'Orlando Furioso, la ricerca, e insieme a questa parola inchiesta. Inchiesta e ricerca è come se fossero le due facce, no, della medaglia. Cercare ci serve per conoscere, così come fare un'inchiesta ci serve per capire come si sono svolti i fatti. All'interno dell'opera tutti cercano tutto e tutti. Nessuno rimane fermo al suo posto. È come se operasse una continua forza centrifuga che tende ad allontanare ogni singolo personaggio dal luogo in cui è e dalle persone con cui sta, per spingerlo a cercare qualcos'altro. Ci sono continui oggetti del desiderio, e questi oggetti del desiderio possono essere molto elevati, un uomo, una donna, ma possono essere anche degli oggetti materiali, elmi, cavalli, possono essere dei concetti, come dire, più astratti, come il potere, o più materiali come la ricchezza, ma tutti cercano qualcosa o qualcuno. E in questo continuo cercare le storie delle persone si sfiorano, si intrecciano e si allontanano. Ecco un'altra parola con la quale dobbiamo imparare a familiarizzare, un termine francese, entrelacement, ed è proprio questo intrecciarsi dei fili, delle vicende, che una volta intrecciatisi tra loro, sì, rimangono intrecciati, ma poi tendono ad allontanarsi, per poi riavvicinarsi, per poi prendere un'altra direzione. Qui si dimostra tutta la straordinaria sapienza del nostro autore, che è riuscito a creare, sempre rimanendo nella metafora della tessitura, una tela straordinaria in cui nessun filo va perso, perché le vicende di ogni personaggio ci accompagnano praticamente quasi dall'inizio alla fine, ma vengono sapientemente bloccate, per esempio, alla fine di un canto, e all'inizio di quello successivo noi non troviamo più lo stesso personaggio, ma ne riagganciamo un altro precedente o comincia una nuova storia, e di lì a 1, 2, 3, 10 canti ecco che la storia che era stata interrotta ci viene
riportata e prosegue. Voi capite che questa tecnica è una tecnica faticosissima da un lato, ma assolutamente straordinaria perché mantiene il lettore in un continuo stato di suspense, desideroso di sapere come è andata a finire per ciascuno degli eroi e delle vicende che vengono messe in ballo. Questa tecnica l'aveva già iniziata ad usare poi Arthur nell'Orlando innamorato, ma raggiunge dei livelli di complessità e di perfezione incredibile solo in Ariosto. E quindi ricordiamoci questi termini importanti quando parliamo di lui e di quest'opera. L'entrelacement, cioè l'intrecciarsi estremamente multiforme di questi fili delle tantissime storie, a volte anche storie nelle storie, come per esempio nel Decameron di Boccaccio. I protagonisti raccontano storie di altri, sono addirittura delle micronovelle all'interno della vicenda, quindi narratori di secondo, narratori di terzo grado. Qui si capisce quanto anche lui amasse il genere della novella boccaccesca. E oltre a questo, gli altri due termini che dobbiamo ricordare: l'inchiesta, andare in cerca di, la ricerca. Quindi diciamo, questi termini ci dicono di più, in un certo senso, del semplice elenco della trama dell'opera, che è di una complessità spaventosa. E come dicevo all'inizio, ogni volta che l'autore l'ha ripubblicata con i rimaneggiamenti e le aggiunte, ovviamente ha richiesto tutta una rimodulazione incredibile, straordinaria. Apro una parentesi. Ariosto era un uomo molto mite di carattere e molto aperto. Lui teneva sempre il suo Orlando Furioso in un tavolino vicino, dentro, diciamo, all'entrata di casa sua, perché voleva che i suoi illustri ospiti potessero leggere, dire cosa ne pensavano, annotare cambiamenti, possibilità. Lui era apertissimo nei confronti di queste cose e ne ha fatto veramente tesoro di tutte le, diciamo, critiche positive e negative che sono state mosse alla sua opera. Questo ci fa capire anche la grande elasticità mentale di questo autore, che è stato in grado di creare e ricreare e ricreare ancora, sempre senza alterare nessun equilibrio. A questo proposito dico anche che lui aveva creato altri 5 canti in più da destinare all'inserimento nell'opera, ma non si decise mai a farlo, tanto è vero che li lasciò addirittura inediti. Furono pubblicati solo dopo la sua morte a parte dal figlio Virginio, e sono comunque molto belli, molto interessanti, ma con tutta onestà Ariosto si è reso conto che sarebbe stato pressoché impossibile inserirli senza turbare nuovamente tutto l'equilibrio dell'opera, e alla fine preferì appunto lasciarli da parte. All'interno della trama ci sono dei momenti di particolare importanza, sicuramente l'inizio, in cui diciamo c'è appunto Angelica nell'accampamento cristiano contesa, la battaglia e la fuga, diciamo, cristiana, perché i pagani hanno il sopravvento, e il fatto che Angelica approfitti di questo momento per scappare. Questa fuga di Angelica è l'inizio, è ciò che dà il motore all'azione. Fugge Angelica e dietro di lei uno stuolo di paladini. Da questo momento in poi sarà un continuo incontrarsi, scontrarsi e perdersi. Va fatto un ragionamento importante su Angelica. Angelica è una donna fatale, nel senso che è bellissima, ma è una manipolatrice spaventosa. È cosciente della sua straordinaria bellezza e del fascino che esercita sugli uomini. Sa che li attira e li manipola in tutti i modi possibili e immaginabili per raggiungere i suoi scopi.
Lo scopo che ha Angelica in questo momento è non accompagnarsi con nessuno di loro, ma magari lasciarlo intendere. Perché? Perché ha bisogno di aiuto, soprattutto ha bisogno di cavalcatura, ha bisogno di accompagnatori, perché lei deve tornare nel Katai, luogo dal quale proviene e del quale è principessa. Ebbene, la contesissima Angelica alla fine si befferà dei paladini, dei loro blasoni, e l'amore trionferà, potremmo dire, nel senso più naturalistico e boccacciano del termine, perché lei si innamorerà di un soldatino, un semplice soldatino che diverrà suo sposo. Ed è proprio questa storia, una volta scoperta da Orlando, che lo farà completamente andare via di testa. All'interno della narrazione spesso e volentieri noi troviamo tantissimi aspetti meravigliosi e fiabeschi, perché questa è un'altra grande caratteristica di Ariosto, l'aver saputo dare questa mescolanza, questa patina, no? A una materia che era medievale, che è stata resa lustra e perfetta dai suoi studi classici, ma poi aver inserito qualcosa che fa proprio tantissimo parte del pensiero umanistico rinascimentale, il fiabesco, il fantastico, il meraviglioso. A ogni ottava, perché in ottave è scritto il poema, noi troviamo una mole di trovate ingegnose, ottave di endecasillabi, e l'ottava è il metro con cui si scrivono i poemi cavallereschi. Era così già per Boiardo e sarà così anche dopo Ariosto. Fra le tantissime trovate tipiche delle fiabe, una delle più belle è quella dell'anello, l'anello di Angelica, un anello che le viene strappato, che poi ritrova, un anello che portato al dito rende invisibili, un anello che messo in bocca provoca altri prodigi. Quindi, e poi un altro posto fantastico, proprio da fiaba, è il castello del Mago Atlante, un castello nel quale tutti sono attratti perché sentono delle voci e credono di vedere ciò che stanno cercando. Vi entrano e poi si perdono e non escono più, e vagano, e vagano, e vagano. Ecco, anche a proposito di questo vagare, una grande attenzione su un termine, anzi due: errore ed errare. Errare significa vagare, ma errare significa anche sbagliare. I personaggi dell'opera errano continuamente, nel senso che vagano e tornano e vagano, questo movimento che alla fine diventa un movimento circolare, sembra un movimento centrifugo, ma poi tornano sempre da dove sono partiti. Errano perché sì, vagano, ma sbagliano, dimostrano continuamente che l'oggetto del loro desiderio era inutile, era stupido, non valeva la pena di. Spesso questo oggetto del desiderio è anche irraggiungibile. Quindi errare significa vagare, ma significa sbagliare, quasi sempre significa sbagliare. Quindi un altro termine importante che è legato a questo è proprio l'errore che si compie nell'errare. Sempre tra gli aspetti, i momenti belli che troviamo all'interno della trama, a parte l'impazzimento di Orlando, che poi approfondiremo, un altro bellissimo momento è quello dell'episodio di Cloridano e Medoro. Ricordiamoci che poi Medoro è proprio quel soldatino di cui si innamora Angelica, completamente cesellato sull'identico episodio dell'Eneide di Eurialo e Niso. E poi le vicende anche dei personaggi pagani. Una cosa importantissima da dire: i cavalieri, le principesse, i personaggi dei due schieramenti sono tutti messi sullo stesso piano. Se sei cavaliere, sei cavaliere, sia che tu sia pagano, sia che tu sia cristiano, l'onore, la gloria, il buon comportamento li mette tutti sullo stesso piano. La diversità di cultura e di religione è come se fosse completamente annullata, perché i personaggi che qui ci vengono presentati sono quasi sempre delle anime belle.
e sono anime belle tanto quando sono pagani, tanto quanto sono cristiani. Quindi il loro comportamento è sempre molto adeguato a questo anime belle, essere anime belle. Questo ci fa capire anche un'altra cosa importante, quanto Ariosto sia uomo del suo tempo, che è ormai al di sopra di certe beghe di tipo religioso e di superiorità di una religione sull'altra. Diciamo, il motivo della guerra tra i cristiani e i saraceni è il motivo anche del racconto, ma non c'è questo tipo di ideologia sotto, perché questo è il mezzo attraverso il quale ci viene raccontata una bella storia. Alla prossima!